Segretario, siamo al secondo giorno di sciopero davanti alla clinica Malzoni, le richieste sono sempre le stesse, ma anche l'atteggiamento dell'azienda? Purtroppo non arrivano risposte, anzi ci sono atteggiamenti che mettono in discussione anche le normative vigenti rispetto alla proclamazione dello sciopero. Pertanto noi continueremo la nostra battaglia finché non abbiamo una convocazione da parte dell'azienda, ma con carte alla mano, che ci sia uno sblocco dei salari che fanno parte del concordato. Se non c'è questo, non ci sono motivi per cui noi abbandoniamo lo sciopero, anzi l'Assemblea dei lavoratori ha già deciso di proclamare altre due giornate di sciopero se non abbiamo risposte immediate. Quali sono le altre possibili mosse adesso? Ma intanto facciamo una denuncia alla Regione, al Governo, dove chiediamo un intervento rispetto al problema della Malzoni, e poi siamo in attesa della convocazione. No, abbiamo detto, siccome siamo accusati che abbiamo rifiutato un confronto, non è così. No, confronti dove non c'è più chiarezza non servono. No? Le nostre proposte sono chiare, c'è un concordato, non percepiscono lo stipendio da 4 mesi. Noi, se ci fanno vedere una carta dove vengono escluse queste mensilità, dovevano pagare la mensilità di febbraio, tra ieri e oggi non è stata pagata. Quindi c'è un atteggiamento dell'azienda nei confronti dei lavoratori del sindacato non tollerabile. Siccome queste cose le abbiamo dette da tempo anche in prefettura, non si capisce perché questo atteggiamento, che c'è dietro, qual è l'idea della Malzoni. Questo punto di eccellenza che era fino a poco tempo fa deve rimanere, non deve rimanere, sono loro che devono chiarirci. Noi le idee e le proposte le abbiamo fatte con chiarezza, adesso aspettiamo risposte chiare e interventi immediati.